Allora, Vito Vaccaro si ricomincia oggi al raduno della squadra, insomma, prime sgambate anche per conoscersi meglio, perché insomma sono cambiati 10 quindicesimi della squadra. Sì, sto vedendo in questo momento i miei compagni, c'è molta gioventù in confronto all'anno scorso, conosco ovviamente tutti perché sono stati giocatori che hanno giocato contro di me, come giocatore del Ferrara, giocatore del Casagrande, giocatore del Fasano. Niente, sono molto contento perché vedo un gruppo giovane, un gruppo che ha molta voglia di riscattare, soprattutto dopo l'anno scorso che siamo riusciti soltanto a portare un trofeo come la Supercoppa. Penso che quest'anno il nostro obiettivo è fare molto meglio. Ascolta, tanti giocatori nuovi, insomma hai detto molti li conoscevi già, l'unica incognita probabilmente è Kusic, giocatore che ha voluto fortemente Saša Ilić, nuovo coach, è un giocatore che conoscerete, è un jolly, può giocare sia centrale che terzino, insomma non vedevi l'ora probabilmente di cominciare perché è stata una lunga sosta. Beh, io sono stato, giusto dire le cose come stanno, sono stato tutto il tempo a Carpi, non mi sono spostato per stare sempre in allenamento perché avevo una grande voglia di ricominciare e di rivedere i miei compagni di squadra per ricominciare un altro anno pieno di, spero di vittorie, e sono molto contento di questo giocatore che il nostro mister, il nuovo mister Saša Ilić ha voluto fortemente, perché da quello che ho capito è il suo pupillo, è un allenatore, quando ha un pupillo vuol dire che è un giocatore che merita, e per portarselo dietro sono sicuro che è un grande giocatore. Anche la colonia nazionale è aumentata perché è arrivato Parisini, è arrivato il portiere Michele Rossi che attualmente gioca in nazionale, insomma sono cambiate parecchie cose in questa squadra, soprattutto ci sono due blocchi forse, uno risalente alla nazionale italiana, l'altro insomma molto croato, ma è un gruppo questo che a detta di Saša Ilić nelle prime interviste lui ha tutto interesse a farlo vivere d'amore e d'accordo perché lì i trofei si vincono con il gruppo. Sì, e nello sport, ovviamente nei sport singoli questo discorso non vale niente, nella pallamano come in qualsiasi altro sport di squadra di tanti elementi c'è bisogno di un gruppo che significa un gruppo dobbiamo volerci bene, anche se molte volte c'è molto nervosismo perché come sanno tutti la pallamano è uno sport violento, anche nell'allenamento ci prendiamo a pugni, ma ci sta, è il nostro sport, sappiamo di nervosici, ma alla fine l'importante è che questi giocatori che sono venuti a Carpi, sono molto contento perché li conosco, come Michele Rossi, come appunto detto, come Jan e come Julina, sono giocatori che valgono veramente e sono contento che quest'anno ci sono con noi e non sono con la squadra che abbiamo avuto contro negli anni scorsi. Allora Carlo Sperti, nella passata stagione insomma hai giocato poco perché dopo l'infortunio contro il Belgio in amichevole con l'Italia sei dovuto stare praticamente fuori tutta la stagione, hai fatto uno scampolo di partite in semifinale e ritorno a Fasano, ma quella è una pagina che è meglio chiudere probabilmente perché insomma è stata un'altra delusione dal punto di vista della ricerca della vittoria dello Scudetto. Invece in questa stagione si riparte da capo, un gruppo nuovo, soprattutto ti trovi in gran forma. Sì, mi sono allenato quest'estate per riprendere la forma perché purtroppo, come hai detto prima, ho giocato solo pochi minuti contro Fasano, ma è stata un banco di prova e non ero ancora al 100%. Questa stagione speriamo vada meglio rispetto alla passata, sia dal punto di vista di risultati, sia dal punto di vista dal mio punto di vista, perché spero che non accada niente di simile. Nella passata stagione, in quella precedente ancora, eri uno dei più giovani in assoluto, invece la media età si è abbassata molto in questa stagione per quanto riguarda il nostro organico, soprattutto anche per quanto riguarda il pacchetto ali. Vito Vaccaro e tu siete i giocatori più d'esperienza, sono arrivati Nardo e Ristov, due giocatori molto giovani, due giocatori che hanno voglia di imparare da voi. Sì, siamo contentissimi dell'arrivo dei nostri nuovi compagni di squadra, anche perché come serve dappertutto il gruppo è la cosa più importante prima del gioco. E ovviamente quest'anno sono comunque sempre più piccolo, però sì, ormai siamo diventati quasi tutti coetanei, quindi sarà una bellissima esperienza per tutti quanti. E poi si parte anche con uno stile di allenamento diverso. Nella passata stagione la prima parte era stata dedicata molto al lato atletico, invece Saša Ilić qui dietro a noi ha detto quest'anno niente pista atletica, si cambia proprio anche maniera di studiare gli allenamenti. Questa cosa ti stimola oppure ti spaventa un po'? No, mi stimola perché è una cosa nuova e ovviamente per noi provare cose nuove è, appunto come hai detto tu, è uno stimolo in più perché non è sempre la solita cosa monotona.
gli allenatori sono diversi e noi purtroppo non l'abbiamo ancora conosciuto. In questi giorni vedremo come sarà, però tutti quanti non hanno fatto altro che parlare bene di lui.